Aspetta, che tuo nonno ha fatto un bel lavoro, eh? Speriamo che tenga. Allora, Roberto, in realtà Berlusconi non è che stia offendendo in modo implicito, è un insulto esplicito giudichessa, eh? Non è la forma femminile di giudice, che appunto è la giudice. Giudichessa, ma in generale tutte le forme in essa, in italiano, non sono davvero la forma femminile, ad esempio, del maschile, ma appunto sono di solito per insultare. Originariamente erano per insultare. Ad esempio, la vigilessa era un po' ironico all'inizio, ora si usa, mi sembra, non so se. Ma anche la studentessa e la professoressa, all'inizio, ora siamo abituati, si dicono normalmente, però all'inizio era ironico, veniva usato un po' per offendere, per dire che non è davvero una studente, una studentessa, non è davvero un professore o una professoressa. Non, appunto, in questo caso. Non è un vero giudice, ma non perché sia una donna. Non è che sta dicendo che le donne non devono essere giudici, ma sta dicendo che è una giudice di titolo, ma non di fatto. Non è, cioè, è preposta a giudicare, solo che non ha le qualità per giudicare. Perché questo? È un senso giusto, non è davvero. Non è una cosa ambigua, è una cosa. È un senso che c'è nell'italiano, perché se tu guardi anche articolo, articolo si dice articolessa al femminile, per dire un articolo lungo, noioso, che magari non ti dice niente di nuovo, un articolo magari scritto da un giornalista famoso, lo chiami, non è un vero articolo, è un'articolessa, una cosa appunto noiosa, ma perché questo essa, questo suffisso essa è passato a indicare qualcosa di. Che non è davvero quella cosa lì. Perché? Vediamo, deriva dal greco issa, dal suffisso issa che in greco serve a formare il femminile. Ad esempio, la basilissa è la femmina del basileus, è il femminile del basileus, cioè la regina. È arrivato quindi attraverso i bizantini. E allora, basilissa, come si chiama? Ah, sto zappando. Comunque, Basilissa. Allora, Basilissa. Che cosa vuol dire? Vuol dire che lei è un re davvero, cioè esercita la funzione regale. No, non è un vero re, è un re solo di nome. La Basilissa non è un vero Basileus, ma è appunto solo di nome. È appunto stessa cosa giudice, una giudichessa, non è un vero giudice. È un giudice solo di nome, cioè che sì, la devi chiamare giudice, la devi trattare come un giudice, però non ha le qualità morali, ma per essere cioè è solo titolare, ha il titolo di giudice, ma non dovrebbe esercitare la funzione di giudice. È questa la cosa. Appunto, essa, io lo approvo, è un uso bellissimo della lingua italiana, perché puoi creare direttamente lo spregiativo, ma non è proprio uno spregiativo. Perché, ad esempio, se tu dici un giudicaccio è un giudice cattivo, se invece tu vuoi proprio spregiare la persona moralmente senza però dire che non è un vero giudice, usi questo essa. Però la cosa brutta, secondo me, è questa, appunto, che si può usare solo per il femminile. Quindi si dovrebbe dire anche giudichesso. Un giudichesso che cos'è? Un giudichesso è uno che, sì, sai, un giudice bello pedante, che però non capisce niente, tu vai in tribunale. E ti tira fuori le leggi, ma non le riesce non riesce a intenderne lo spirito delle leggi. Oppure che fa delle pene assurde, senza però alcun senso, appunto, come nel caso. No, non sto a giudicare il caso, però come Berlusconi si riferiva per la giudice che ha giudicato, appunto, per il, non so cosa fosse, il divorzio, queste cose qua. Quindi si dovrebbe dire anche giudichesso. Pensa. C'è un linguista, tu lo chiami, allora, se un linguista è pedante, ma sai, ci sono quei linguisti che, ma non so, ma in tutte le professioni ci sono, che sono in teoria, cioè hanno il titolo di studio, però, sai, non sanno fare davvero il loro lavoro. E allora in quel caso, secondo me, è meglio dire un linguistesso o una linguistessa. Non stai ledendo il loro titolo, stai
stai dicendo solo che non hanno le qualità morali, magari, non riescono, magari sono, hanno il titolo di studio in linguistica, riescono a insegnare linguistica, appunto un professoresso, che cos'è un professoresso? Un professoresso magari è un professore affermato, però che poi non riesce a ragionare, sai, ti escono ogni tanto fuori queste cose qui, ma questo professore come fa a dire queste cose assurde, no? Appunto, in quel caso sarebbe giusto dire come professoressa, professoresso, e allora per il femminile dovrebbe essere appunto professoressa, cioè il femminile di professore tecnicamente sarebbe in italiano profetitrice. Poi hanno messo professoressa perché all'inizio ironico, era ironico. Poi hanno cominciato a usare professoressa, ora per noi è diventato normale perché non sappiamo davvero come fare il femminile. Non sa nessuno sa che è profetitrice. Però questa cosa mi piace della lingua italiana, questo, appunto questo suffisso essa, però ovviamente deve diventare anche essi. Perché, ma sai, per qualsiasi professione è utile. Ad esempio c'è un architetto, un'architetta, poi se vuoi dire che uno è un architetto che magari ha la laurea in architettura, però non è in grado di fare l'architetto, non ha nessuna idea architettonica lui, non è davvero. Sai, è un manovale alla fine dell'architettura, allora lo puoi chiamare architettesso o femminile architettessa. Capisci? Penso questa sia la cosa importante da fare. Non è quindi, giudichessa è offensivo, ma non è offensivo per le donne, o almeno è offensivo solo nella misura in cui non esiste il maschile, ma in realtà il maschile poi lo possiamo creare in un attimo, perché l'italiano appunto non è una lingua non è una lingua maschilista. Esiste giudichessa, creiamo giudichesso e l'italiano ci offre la O, cioè sappiamo come creare il maschile di giudichessa, diventa giudichesso, quindi l'italiano non è che sia maschilista che dobbiamo crearci cose nuove, semplicemente ha già le potenzialità l'italiano e dobbiamo semplicemente usarle. Quindi diciamo che non dobbiamo guardare tanto la cosa maschilismo-femminismo in questo caso, ma non so. Insultare le persone in base alla professione o meno, cioè sarebbe bello riuscire a insultare le persone non attaccando direttamente come giudicaccio, giudicaccio sembra, sai, è un po' infantile, mentre giudichesso, un giudichesso è più serio, tu stai semplicemente, non stai criticando la professione, non stai dicendo che non si merita di essere, cioè stai dicendo sì che non si merita di essere un giudice, però non stai mettendo in dubbio il fatto che se abbia la facoltà di essere un giudice, cioè che abbia il titolo di giudice e che eserciti quella funzione. Stai solo dicendo che non dovrebbe esercitarla. Ed è, non so, quante lingue hanno questa capacità? Âtre hanno i francesi, non penso che abbiano una cosa simile ai francesi, ad esempio. L'inglese nemmeno. Sai, è una cosa bella dell'italiano che va conservata e anzi migliorata. Ma questi sono mandarini cinesi, poi si mangiano, no? Io non sono ancora maturi, forse saranno maturi per Natale. Boh.